La sensazione è molto positiva perché molte intuizioni che sono state sviluppate nel corso di questi anni finalmente stanno incontrando alcune realizzazioni mature, e quindi non si passa più dalla evocazione e si incomincia finalmente a sperimentare. Sperimentare sia dal punto di vista delle aziende con la produzione di non più prototipi ma di veri e propri prodotti industriali, e sperimentare anche dal punto di vista degli enti locali che incominciano a prendere atto che questo cambiamento, questo passaggio ad una città più vivibile, ad una città che si fa carico delle emissioni, che si misura sulla propria sostenibilità, riguarda ciascuno di noi, ciascun amministratore, non è una responsabilità delegabile. E anche la Puglia sta rispondendo positivamente a questa sfida, questo gigantesco cambiamento che richiede proprio una testa diversa, una cultura diversa, ma anche una disponibilità a sperimentare delle forme nuove di soluzione ai bisogni urbani. E Bari si è candidata a questa prima sperimentazione. Noi siamo nel governo regionale in una fase di coordinamento di tutti gli assessori coinvolti in questa attività, con lo sviluppo economico, con l'ambiente, con le risorse energetiche, con la mobilità sostenibile. Stiamo lavorando insieme proprio per dare le gambe a questi primi processi di sperimentazione che incominciano ad incalzare. Direi che il tempo è maturo per passare dalla fase dell'intuizione alla fase della sperimentazione, alla fase della sperimentazione al cambiamento vero.